Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna. E messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Il Vangelo oggi ci fa ascoltare le beatitudini. Davvero non possiamo dire di esserci abituati a questo ascolto, sono sempre sorprendenti, pungenti, vanno maneggiate con cura. Da qualunque versante ci si avvicini alle beatitudini, si scopre sempre qualcosa di nuovo, si spalancano orizzonti, prospettive, significati. Beh, perché sentire ripetere la parola beato, felice, accostata a condizioni che noi non consideriamo tali, è sempre una sorpresa, ci fa pensare, ci chiediamo ma che cosa vuol dire. Però forse possiamo arrivare alle beatitudini, possiamo arrivare all'ampio territorio, al vasto territorio delle beatitudini ed inoltrarci in questo sconfinato territorio con alcune premesse, quasi una preparazione per incamminarci nelle beatitudini. Ma la prima ci viene da una considerazione trasversale a molti autori spirituali che dicono così: se anche per paradosso scomparissero tutte le pagine del Vangelo, ma restasse l'elenco delle beatitudini, potremmo comprendere in pienezza tutta la novità e la bellezza di Cristo. Eh sì, le beatitudini sono state definite un sunto del Vangelo, macinano speranza in ogni vocale, in ogni consonante. Se anche scomparissero tutte le pagine del Vangelo e restassero soltanto le beatitudini, potremmo comprendere la vera essenza del messaggio cristiano. La vera essenza, il vero buon profumo di Cristo sono le beatitudini. E poi ci sono due osservazioni di due grandi santi, lontani nei secoli tra loro, ma vicini come sobrietà di vita, come fedeltà a Cristo, come devozione profonda all'Eucarestia. Perché mi chiedo se noi cristiani, impegnati su tanti fronti a testimoniare il Vangelo, forse non stiamo tralasciando il versante della beatitudine, proprio quello della felicità, la perfetta letizia della quale parla in modo perfetto San Francesco. Allora mi viene in mente un'osservazione di Santa Teresa d'Avila, Teresa cosiddetta la Grande, non che Santa Teresina sia da meno, ma così, tanto per capire chi ha pronunciato questa affermazione che riguarda la beatitudine dell'anima cristiana, la beatitudine della vita cristiana. Dice così Santa Teresa:
Liberami, Signore, dalle sciocche devozioni dei santi, dalla faccia triste. Sì, la devozione è autentica se cambia il viso in un sorriso autentico. È una bella giaculatoria. Liberami, Signore, dalla sciocca devozione dei santi, dalla faccia triste. Mai abbiamo avuto bisogno di santi dalla faccia triste. Signore, liberaci dalle sciocche, oscure devozioni dei santi dalla faccia triste. È una preghiera bella da ripetere, che cambia la vita, rende la testimonianza della fede nella nostra vita più autentica. Dice Sant'Agostino, nutre la mente, nutre il cuore, nutre l'anima, solo ciò che la rallegra. Liberaci, Signore, dalla sciocca devozione dei santi dalla faccia triste. Che bella preghiera di Santa Teresa, vale la pena spenderci la vita intera, perché se la vita intera si spende sulla beatitudine evangelica, tutto ha senso, anche ciò che apparentemente, come il dolore, sembra non averne. E poi l'altra parola beata del grande pontefice Paolo VI, San Paolo VI, come Santa Teresa, innamorato dell'Eucaristia, del pane spezzato, aveva imparato questa devozione sincera e salda dalla mamma e dal papà, molto devoti all'Eucaristia. Più volte San Paolo VI, da pontefice, pronuncia in conclusione di un'omelia o di una riflessione spirituale questa breve considerazione che ci ricollega alle beatitudini, ancora una volta essenza di tutto il Vangelo. Dice così San Paolo VI, il grande Papa Giovanni Battista Montini, dice: il cristianesimo non è facile, ma è felice. Che bello sentirselo dire da San Paolo VI, che bello ripeterselo insieme alla bella preghiera di Santa Teresa. Anche questo è un modo per vivere le beatitudini, anche quando non sembra possibile essere felici. Sì, la speranza della felicità, non come inganno, ma come verità della vita, è un aspetto che dobbiamo recuperare del nostro dirci, ma soprattutto del nostro essere discepoli di Gesù. Il cristianesimo non è facile, ma è felice. Liberaci, Signore, dalle sciocche devozioni dei santi con la faccia triste.